Marco Soracco e sua madre Marisa Bacchioni coprirono l'assassina di Nada Cella perché la vittima, lavorando come segretaria, aveva scoperto alcuni segreti del loro studio. La procura di Genova è fermamente convinta che Anna Lucia Cecere abbia commesso l'omicidio di Nada Cella. La procuratrice Gabriella Dotto ha concluso le indagini, ipotizzando che Cecere sia colpevole di omicidio volontario aggravato da motivi futili. Secondo gli investigatori, Cecere avrebbe ucciso Nada perché desiderava prendere il suo posto sia nel lavoro che nel cuore di Soracco, che a sua volta non nutriva interesse per Cecere. La vicenda giudiziaria coinvolge anche lo stesso Soracco e sua madre, accusati di aver depistato le nuove indagini. Entrambi sono accusati di false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e di favoreggiamento secondo l'accusa della procura. Gli inquirenti ritengono che pochi minuti dopo l'omicidio di Nada, avvenuto la mattina del 6 maggio 1996 nello studio di Soracco a Chiavari, Genova, il commercialista e sua madre abbiano discusso su come gestire la situazione. Ecco le conclusioni degli inquirenti su questa vicenda. Decisero, proprio in quel frangente, di non dire che il killer era Anna Lucia Cecere, nonostante Soracco l'avesse vista sulla scena del crimine, e decisero di insabbiare tutto perché sapevano che alcuni segreti dello studio, dei quali Nada era a conoscenza, sarebbero emersi a valle di un eventuale arresto di Cecere. Decisiva si è rivelata la testimonianza chiave di Paolo Bertuccio, ex collega di Soracco, già sentito all'epoca. Il 23 aprile 1996, due settimane prima della tragedia, i due frequentarono un corso di aggiornamento e successivamente si fermarono in un bar. In questa occasione Soracco condivise con Bertuccio non solo la sua passione per il ballo, ma gli fece anche un'altra rivelazione. «E poi ci sarà la botta». Bertuccio gli chiese a cosa si riferisse e il suo interlocutore rispose «La segretaria se ne va via». Durante l'interrogatorio successivo al delitto, il testimone dichiarò di non essere sicuro se Soracco avesse utilizzato il termine «segretaria» o «ragazza». Successivamente aggiunse «Gli ho domandato che uso dovevo fare di quelle dichiarazioni e Soracco a quel punto mi ha risposto «Fanne pure l'uso che ritieni tu». Intanto, quando la cosa si sarà calmata, si saprà. A cosa si riferiva Soracco? Bertuccio raccontò. Tre giorni dopo quella serata al bar, quindi sempre nell'aprile del 1996, ho incontrato di nuovo Soracco davanti al suo studio. Ero rimasto intrigato, ho chiesto nuovamente spiegazioni su quella frase, ma il commercialista ha glissato, proprio non mi ricordo. Nada venne uccisa due settimane più tardi. Gli agenti della squadra mobile organizzarono, d'accordo con il testimone, un incontro con Soracco, il quale, con uno stratagemma, venne invitato nello studio di Bertuccio, dove erano state nascoste numerose cimici. Bertuccio incalzò di nuovo il collega per capire il significato di quella frase pronunciata prima della morte di Nada. Soracco, però, non disse nulla che lo potesse accusare. La linea fu la stessa. «Non mi ricordo, non so a cosa ti stia riferendo». La pista, che all'epoca fu forse abbandonata con eccessiva precipitazione, si è rafforzata dopo la riapertura del fascicolo, al punto che Bertuccio è stato interrogato ben quattro volte. Tra le nuove accuse mosse a Soracco, vi è quella, come indicato dal procuratore Dotto, di aver negato, contrariamente ai fatti, di aver fatto confidenze sul suo studio e sulla sua segretaria durante una conversazione con il collega Bertuccio. Secondo la procura, Soracco sapeva fin dall'inizio che l'autrice dell'omicidio era Anna Lucia Cecere, avendola sorpresa sul luogo del delitto, e avrebbe mentito agli investigatori insieme alla madre anziana. Soracco e la madre, attraverso il loro inganno, hanno sostenuto che la mattina dell'omicidio lui era entrato in studio qualche minuto dopo le 9:10, mentre risulta essere provato il suo accesso in studio prima delle 9. Inoltre l'uomo avrebbe mentito sul fatto di non conoscere Cecere, dichiarando, secondo quanto afferma il PM, di non aver avuto alcuna relazione, ma solo una occasionale frequentazione, e che la donna non era mai andata in studio, eccetto che in una sola occasione, qualche giorno prima dell'omicidio, in cui l'aveva ricevuta la segretaria.